Signor Pasquale? Signor Pasquale, buongiorno. Mi vede? Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno Buongiorno. e tanti auguri, signor Pasquale. Io so che oggi lei festeggia il suo onomastico, giusto? Sì, vero. Io mi chiamo Rodica, so che lei non mi conosce. Sì, non la conosco, no, assolutamente. Io lo so, ma c'è una persona speciale che lei conosce, che mi ha chiesto di chiamarla oggi e di fargli degli auguri un po' speciali, un po' diversi per il suo onomastico. Chi sarà? Se ne accorgerà dai versi che io ho scritto una poesia per lei. E lei ascoltando la poesia che io ho scritto, in base ai racconti di questa persona, che lei conosce molto bene, se ne accorgerà chi c'è dietro, va bene? Le voglio dire che io registro questo videomessaggio, così lo può conservare come ricordo, ok? Grazie. Prego, e prima di dedicarle la poesia, le vorrei dire: tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Pasquale, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Pasquale. Tanti auguri a te. Grazie mille, Tantissimi auguri. grazie Signor Pasquale, io so che lei a breve farà anche il compleanno, giusto? anche a te. Grazie. Non è compleanno, è una festa, San Pasquale. Sì, dico, so che anche il suo compleanno si avvicina. Ah, si avvicina, sì. Scusa un po' perché il telefono lo devo sostituire proprio oggi. Ah, Sì. visto, però prima facciamo questa bella sorpresa e poi lo può sostituire, va bene? Adesso la invito di Grazie. ascoltare la poesia che gliela dedichiamo, tutta per lei. Prego. Ascolto. Vola un profumo lieve dai fiori che sembrano neve. Negli alberi che son fioriti e di bianco son vestiti. Il sole ad ogni fiore regala un po' di colore. Li guardo e mi innamoro, mi mettono di buon umore. Ogni fiore ha un nome che lo rende speciale. Oggi, 17 maggio, è il tuo onomastico. Perché ti chiami Pasquale? Dietro al tuo nome c'è una storia che la vita ti ha marcato. Nel tuo caso c'è dell'altro, non solo il nome di un santo. La storia la conosci tu e la sapeva la tua mamma. Oggi i tuoi genitori sono i tuoi angeli custodi. So che porti questo nome con orgoglio e dignità. Scelto dalla tua mamma Carmen, con dolore e tanto amore. Hai passato un'infanzia particolare insieme ai tuoi fratelli, con molte difficoltà e tanti momenti belli. Il Signore vi ha guidato, la via vi ha illuminato e ogni ostacolo con la fede l'avete superato. Ci siamo conosciuti per caso quasi 5 anni fa. Ricordo che dal primo sguardo sei stato molto attento. C'è stata intesa, comprensione, una connessione a parte. È nata una bella amicizia e piano piano un sincero avvicinamento. Tu e la signora Maria siete delle persone squisite. In diverse situazioni mi avete incoraggiato. Grazie per il vostro calore
e anche per l'affetto che in tutti questi anni mi avete mostrato. Con il vostro aiuto e la pazienza ho migliorato il mio italiano. Sento la vostra energia anche da lontano. Voi mi avete sostenuta quando momenti bui ho attraversato. Mi avete dato dei consigli e rispetto mi avete portato. Signor Pasquale, tu per me sei una persona speciale. Vorrei dirti che in te ho trovato il calore di un genitore, l'appoggio di un fratello, le coccole di un nonno, che non ho più da tanto tempo e mi piange il cuore. In questo giorno speciale, quando onomastico festeggi, ho deciso di stupirti con gli auguri in poesia. Dirti che apprezzo molto la tua intelligenza, la tua generosità e anche la tua saggezza. Vorrei augurarti tanta salute e tranquillità, di vivere anni felici con quello che Dio ti dà. Il tuo sorriso contagioso non deve mancarti mai, perché ti sta molto bene. Pian piano il resto lo farai. Non si sa mai nella vita come le cose possono andare. Sapete che sul mio aiuto sempre potete contare. Vi auguro di passare giornate belle e serene. E non vi dimenticate che vi voglio tanto bene. Tantissimi auguri, signor Pasquale. Il messaggio viene da parte di Viorica, Vioriel, Alina e Anishwara. Grazie mille. Prego. L'avevo capito. Perché anche loro sono nel mio cuore, nel nostro cuore con Marina. Perché anche noi abbiamo trovato un'altra figlia. Che bello. Nuovi acquisiti da terre lontane che hanno e stanno soffrendo anche la stessa storia che ho passato io. La divisione, la separazione tra papà, la mamma, lontano dagli affetti, lontani, e non abbiamo vissuto stanno proseguendo la stessa strada, ma per oggi è un po' diversa perché ci sono più amicizie, è più facile farsi compagnia. E anche la tecnologia che ci aiuta, giusto? Grazie alla tecnologia, ma è anche molto più facile cascare nei trabocchetti, nelle certo. strade un po' più diverse e cattive. E meno male che ho conosciuto persone per bene, persone con un cuore grande così. Io sono onorata di averla conosciuta oggi, signor Pasquale. Ma io lei non la conosco. Adesso l'ho conosciuta. Io scrivo poesie così per compleanni e Viorica si è rivolta a me per fare un regalo così diverso e mi ha dato questo incarico di arrivare al suo cuore. Io spero che sono riuscita. Ma mi è arrivato al di là del cuore, perché il cuore è semplicemente un organo, ma è la mente che comanda il cuore. Non è il cuore che comanda la mente, e dunque è andato al di là del cuore e può anche riferirlo a tutta la famiglia. Grazie veramente. La mia sorpresa non finisce qui. Mi trovo in disagio perché? Stavo scrivendo, ecco, ma va bene. Le stiamo facendo fare una bella pausa, bella pausa per caricare le batterie. Va bene, grazie. Ma lei da dove mi chiama? Io la chiamo dall'Italia. Ah, dall'Italia. E adesso ma è in Italia, lei? Cosa? Non ho capito.
In Italia, si trova in Italia? Sì. Gli voglio dire che la mia sorpresa non finisce qui. Vorrei cantarle. Le fa piacere di ascoltarmi ancora cantare un po'? Per lei? Io Ma sì, perché no? so che lei è un eterno innamorato. Un eterno innamorato della vita, della sincerità, delle brave persone e anche di sua moglie Maria. Per questo ho scelto un pezzettino di una canzone che le piacerà. D'inverno il sole stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più e s'alza al vento, un vento freddo, come speranze sì le foglie butta giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Così è, la vita veramente è come un albero senza foglie se non amiamo. E lei è una persona che sa amare e sa dare affetto e calore, quello che ha sentito Viorica insieme ai suoi figli. Sei Grazie. emozionato, eh? Grazie. Sei emozionato, dico. Molto, moltissimo, moltissimo perché non è che stavo scrivendo cose belle perché ho problemi di salute, ha fatto fare una pausa e che mi ha fatto tuffare un po' in un altro universo, l'universo del vivere adesso, al momento, ed è veramente bello. Avere amici come per caso l'ho incontrati così. Ecco, Lei si trova a Parigi, come giusto, capita? signor Pasquale? Com'è? Si trova a Parigi, in Francia? No, assolutamente no, sono ai confini con la Germania. Ah, ok. Sapevo che non era in Italia, comunque. No, sono. Ascolta, il telefono adesso tra poco lo prendo fuori perché non funziona più bene e oggi veramente. Vabbè. Io Che chiudo cosa mi ha detto? con un altro pezzettino di canzone, se vuole può cantare insieme a me, che si chiama Felicità, sicuramente la conosce. E visto che ha regalato attimi di felicità, se la merita tutta. Felicità, e tenersi per mano, andare lontano la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente la felicità. E restare vicini come i bambini la felicità. Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa che va, e la pioggia che scende dietro le tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, 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 un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro il cassetto la felicità. E cantare a due voci quanto mi piace la felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Auguri, signor Pasquale! Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa, la radio che fa.
E un biglietto di auguri pieno di cuori la felicità. E una telefonata non aspettata la felicità. Felicità. E una spiaggia di notte l'onda che parte la felicità. E una mano sul cuore piena d'amore la felicità. E aspettare l'aurora per farlo ancora la felicità. Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va, come un pensiero che sa di felicità. Auguri! Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va, come un sorriso che sa di felicità. Tantissimi auguri. La ringrazio che mi ha risposto, che mi ha ascoltato, che si è emozionato. E sono molto contenta che sono riuscita a accarezzare il suo cuore con pochi attimi di serenità e di gioia. Io spero, io sento questo. Grazie, grazie mille a lei, grazie mille a tutta la famiglia di Iorica, dal più piccolo fino al più grande. Perché la considero come fosse la mia famiglia. Bellissimo. Ecco. Auguro a tutte le persone di incontrare nella vita persone come lei, signor Pasquale. Persone che lasciano il segno. E lì dove camminano cresce l'erba e fioriscono fiori. Intendo fiori del cuore, non intendo fiori nel vero senso della parola. E lei mi ha capito benissimo. Ho capito benissimo. Un abbraccio grande, tanti anni sereni vicino alla sua amata moglie Maria. E le auguro che la vita la sorprenda spesso con lacrime di gioia, così come i suoi occhi lacrimano in questo momento. Grazie mille. Un abbraccio. Grazie. E auguri. Grazie mille per questi momenti di gioia indimenticabili. Grazie, grazie, grazie. Grazie a lei.